Il video che state per vedere è stato girato nel luglio del 2021 in occasione dell'uscita del secondo numero dell'Almanacco Topolino, edizione Panini Comics. Ho deciso di recuperarlo e proporvelo in questa estate perché non mi andava a lasciare perduto un video che avevo girato. Ed essendo la storia di cui sto per parlarvi a tema estivo, mi sembrava perfetta per potervi augurare un buon Ferragosto. Ci vediamo alla fine. Salve e bentrovati in questo nuovo video disneyano. Visto l'atmosfera vacanziera di questo periodo, mi andrò a concentrare sulla storia Zio Paperone e le vacanze in scatola, scritta da Giorgio Pezzine e disegnata da Giovan Battista Carpi. Storia pubblicata sull'Almanacco Topolino 251 del 1977, novembre in particolare, che rende questa storia di apertura un po' curiosa, essendo una storia in realtà estiva, ma uscita sul numero invernale. Vabbè, probabilmente ci saranno stati dei ritardi nella consegna della storia o nella stampa della storia. La storia si apre con Paperino che vuole andare in vacanza. Ha deciso che se lo merita. Il problema è che andare con le agenzie di viaggio vuol dire un salasso di centinaia di dollari, per cui vacanze fai da te. Ci si mette in fila giorni e giorni e anche questa cosa, a Paperino, non va bene. A quel punto mi si partono le rotelle in testa e che cosa fa? Torna defilato a casa, si chiude nel garage, lo circonda, mette i classici cartelli paperoniani via i curiosi, via dato l'ingresso e alla fine, dopo alcuni giorni, ne emerge con l'idea una scatola delle vacanze. Non le classiche scatoline delle vacanze che troviamo in libreria, che possiamo comprare per prendere 2 o 3 giorni di vacanza qui, lì, una cena con questo, con quell'altro, eccetera. No, ma una vera e propria baracca. All'interno di questa baracca c'è tutto. Un fondale marino, la sabbia finissima, una lampada così luminescente da sembrare il sole. E poi, seduto a caldo, c'è persino un ventilatore che simula la brezza marina. Insomma, tutto perfetto. Una spiaggia in una scatola. Ed ecco, Paperone coglie la palla al balzo e costringe il nipote a progettare tutta una serie infinita, tra virgolette, di scatole vacanziere. E qui arriviamo alla prima parte interessante. Paperino, che vuole riposarsi, in realtà si concentra giorno e notte al tavolo di segno e lavora come un pazzo giorno e notte, dicevamo, e proprio in questa parte Carpi dà veramente il meglio di sé. Si vede quanto è stanco Paperino, di gocce di sudore. Poi alla fine, quando finisce con la borsa d'acqua calda sulla testa, a letto, Paperino è visibilmente distrutto. Poi piano piano si riprende e vediamo una piccola vignetta, sembra quasi avere uno sguardo da folle, in cui afferma di aver realizzato oltre 200 progetti di scatole delle vacanze. E poi scoprono che i progetti, conservati dentro una cassa punk, chiusa con un paio di giri di catena, bloccata da 3 lucchetti, appoggiata al muro della casa di Paperino, è stata rapinata, facendo un buco sulla parte esterna del muro. I progetti sono spariti tutti subito dopo il Rockerback che li propone. Qui arriva un'altra parte interessante, perché ovviamente Paperone deve reagire. La prima reazione, quella legale, è quella di portare avanti delle sue scatole delle vacanze, però ovviamente il successo non è uguale a quello ottenuto da Rockerdack. E a quel punto Paperone ha un piano tipicamente matitiano, cioè sabotare le scatole di Rockerdack. Attenzione però, in questo caso il sabotaggio non è fatto di nascosto ma con Rockerdeck, ma è un sabotaggio concertato con Rockerdeck, spiegandogli che in realtà questa cosa, cioè il suo fallimento, porterà in realtà dei vantaggi a entrambi, perché siamo in una situazione in cui pure gli alberghi sono vuoti. Alla fine ovviamente è comunque il Paperone ad avere la meglio su Rockerdeck, però questa storia risulta decisamente molto interessante proprio in quella fase di passaggio e di trasformazione che ha il Paperone italiano, che fino a che Guido Martino è stato il principale sceneggiatore della scuola italiana, fondamentalmente era stato tratteggiato in quel modo eccessivamente rude, forse per certi versi, anche da altri sceneggiatori, a parte Romano Scarpa, che invece aveva introdotto una visione molto più barraziana del personaggio. Con questo direi è tutto, vi saluto al prossimo video disneyano, saluti a tutti. Ok, lo so, avete già ascoltato i miei saluti registrati nel 2021. Però ci tenevo a risalutarvi nuovamente e soprattutto a ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati.
la cosa in questo momento potrebbe anche essere interessante, visto che pensavo di ritagliare uno spazio anche per i video dedicati alla mia collezione, che in questo periodo sto risistemando nella collocazione che vedete alle mie spalle. Per cui, saluti a tutti!